Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tools Up. Non siamo da soli perché in tutti questi giochi così cooperativi ho sempre compagnia e siamo in compagnia del, ormai lo conoscete già, di Luca. Ciao a tutti. Cercheremo di fare grandi cose oggi. Che cos'è Tools Up? Ricordate Overcooked o non mi ricordo come si chiamava l'altro, quello dello spazio, dove dovevamo sistemare le stanze delle navicelle Mi spaziali? sfugge il nome. Ma in pratica qua facciamo quello che già si vedeva in House Flipper, cioè sistemare case, appartamenti, insomma, giocheremo in due e abbiamo l'appartamento 3 adesso. Tu sei quello alto Con la barba. con la barba e io sono quello con i baffi basso, insomma. Andiamo. Iniziamo il terzo livello, abbiamo iniziato a giocare da poco. Che cosa bisogna fare nel gioco? Bisogna sistemare. Ovviamente uno di noi deve andare a prendere il progetto. Lo faccio io adesso. Prendo il progetto, intanto lui inizia a pulire. Tu pulisci un po', che c'è un po' di spazzatura in giro. Leggo il progetto ci dice di che colore devono essere le stanze. Infatti, vedete che c'è la stanza da fare, quella sopra gialla, sotto arancione, col pavimento arancione. Perfetto, iniziamo. Quindi sopra gialla. Quindi dov'è la vernice gialla? Io ho l'arancione in questa stanza, la gialla non la Vabbè, vedo. ce la porteranno perché ogni tanto ci portano anche della roba. Dobbiamo togliere anche questa roba qui perché dobbiamo fare il pavimento arancione. Quindi vedete che andando a togliere Ah, ho cose, smontato anche una porta, potresti non rimetterla. credo. Ah, Ok. no, no, guarda il progetto. Magari il progetto chiede la porta da un'altra parte. Intanto io inizio il lavoro di pittura. No, la Porta porta deve è rimanere dov'è? giusta. Perché poi si andrà a fare anche movimento di mobilia, insomma, di. Eccolo che arriva. Arriva il pavimento. Vuoi iniziare tu col pavimento? Io intanto Pavimento va in pitturo. questa stanza. Prendo il progetto. Ma mi pare sì, tutta arancione questa stanza. Tutta Ovviamente arancione. non si è ancora capito come si faccia a ruotare la visuale. Perché in realtà i tasti ci sono, ma non funzionano quando si inizia a giocare. Perché hai smontato la No, porta? quella porta non vuole rimanere su. Ha deciso che. Sarebbe saggio metterla via. Ok. Anche perché non esiste tutorial, abbiamo scoperto in questo gioco. Okay. Sì, Tu inizi e esatto. lui inizia. Io avrei anche pitturato tutto, cioè butto. Ok. Dovresti aprirmi la porta perché non riesco a uscire. Ah. Fortuna che non era la vernice. Aspetta che è arrivato il tizio che ci ha portato la vernice, che ha citofonato, grazie. Arrivederci. Ok, inizio a. Fai il pavimento da intanto. Non è ancora arrivato il pavimento? Il pavimento arancione c'è. Dove? In fondo a destra nella stanza arancione. Ma non capisco perché non mi pittura qua. Però dobbiamo prima togliere questo. Io ho in mano qualcosa, ma non riesco a capire. Scusa. No, voglio capire perché non pittura. Ok. Ah, dobbiamo togliere la carta da parati, forse? Ok. Sì. Mannaggia, l'ha tolta perché c'è una carta da parati. Ok. E niente, la spazzatura la buttiamo dopo, Ah, c'è qui il secchio, non la puoi buttare nel secchio lì a eh fianco. sì. Dobbiamo fare. Abbiamo un minuto, dobbiamo muoverci qua. Ok, finisci lì, poi vieni a darmi una mano che magari butti via un po' di. Le pareti che non vediamo, le hai già fatte Spero. te? Questo secchio qui mi sta infastidendo perché non riesco a coprirlo. Ok. Ok. No, no! Ok, bravo. No! No. Quello può capitare perché c'è un tasto inutile che è quello per lanciare le cose che purtroppo serve appunto a farti sbagliare. Ok, allora, inizio a pitturare. La musica è irresistibile. No, non ce la faremo mai, non ce la faremo mai. Beh, adesso abbiamo imparato una nuova cosa che bisogna togliere, quindi adesso
la ricominciamo e la facciamo un po' meglio, eh. Allora, dai, io propongo di ricominciarla subito. Puoi ricominciare subito? Sì, ma sì, proviamoci. Mancano abbiamo... 30 secondi. Abbiamo 30 secondi, la chiudiamo in 30 secondi. Ah, vabbè, allora. Inizio a sparecchiare. Non hai tolto la cosa da qua. Ok. Forse... è proprio scarsini scarsini. No, ma non abbiamo fatto la cucina. No, no, ci riproviamo. Allora, a questo punto io direi... vedi, si è sbloccato in alto salendo con l'ascensore. Si può andare al quarto piano, al secondo piano, a fare il quarto appartamento, perché l'obiettivo è arrivare in cima. E in questo caso cosa facciamo? Andiamo, togliamo... uno si occupa della spazzatura. Quindi andiamo a togliere subito dalle pareti il... inizio io a liberare la spazzatura e tu a smontare le pareti. Sì. Io smonto le pareti. Ok. Ok, abbiamo già perso 10 secondi così. Buttiamo via. No, ma non possiamo farlo. Dobbiamo lavorare insieme perché non è ancora arrivata la vernice. Quindi io smonto le pareti e le butto. Ok, a questo punto il sacco è pieno, quindi devo andare a svuotarlo fuori. Nella spazzatura qui. Ok, adesso è vuoto, lo riporto dentro e continuiamo. Credo di avere... ok. Con il senno di poi siamo molto più veloci. Sì, una sì, sì, decisamente. Già cosa fare. Decisamente sì. Il gioco lo trovate su Steam, non ricordo però il prezzo, dovrebbe essere sui 15-20 euro. Ricordo molto Overcooked, quindi se vi piace quel tipo di intrattenimento in cooperativa con amici è veramente molto carino. Carino. Gioco. Ok. Ma devo dire che però con Overcooked ci siamo trovati da ancora prima rispetto a questo sì, gioco e sì, altri sì, giochi. Sì. Overcooked è come se avessimo lavorato in cucina per anni. Ok. Dovrei aver quasi finito. Ho finito con la pavimentazione, libero dal tappeto in modo tale che non ci dà fastidio. Ed è già pronto. Vediamo se abbiamo uscita. Ok, dovremmo esserci. Aspetta, qua dobbiamo pitturare di qua, di arancione. Spostiamo. Credo, io adesso vado a prendere il progetto. No, aspetta che è arrivata la vernice. Salve, grazie. Speriamo sia giusto. Ok. Molto carino come gioco. Sì, poi si inizierà a fare anche i mobili, credo. Portare i mobili in giro. Sì, lo so cosa state pensando, ma sposta il secchio. Sì, sposto il secchio. È inutile che fai gna 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 gna. No, 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 no. Scusa, fuori di bar. No. No, dai, patrimonio di 2 minuti buttato così. Ok. Finito? Dovremmo aver finito, manca una parete sola che stai facendo tu. Hai già fatto anche l'altra sotto? Sì. Dovrebbe mancare solo da recuperare il bidone di vernice che hai tu e... ci dice il 97%, voglio capire perché. Chiudiamo il forte. Aspetta. Che cosa manca? Non abbiamo finito quell'arancione. Sì, è vero. Io qualcosa. Scarosta. No, no, prova a scarosta. Questa era giusta. Questa parete qui, guarda qua che l'ho trovata. Chiudi, quella chiudi. La porta. Chiudimi la porta. Ok, andiamo.
Molto bene. Ottimo, ottimo, inciampando un paio di volte, ma... Inizio un po'... Sì, dai, facciamo ancora uno. Servono 10 stelle per raggiungere questo piano. Certo. Le abbiamo fatte. Vabbè, vabbè, stiamo giocando col pad, è uno dei pochi giochi che reputo, diciamo, consigliato giocare con col pad. Cosa bisogna fare? Progetto alla mano. Allora, tutto giallo in alto, tutto arancione qua dove sono io. Il bagno niente. Allora, tutto arancione dove sono io, inizio a togliere la carta. C'è già la vernice? No? Deve arrivare? C'è ancora una vernice, ma sto coprendo le mattonelle. Ok, hai lì tu il sacco, no? Mi servirebbe... Secchio non ne ho, perché quello che sto usando lo sto usando per coprire... Guarda che stanno sbagliando a consegnare il piano la vernice. Geniale, è molto molto divertente questa scenetta qui. E poi dai magari una pulita qua. Stai andando tu? Vado io. È come vanno normalmente quei corrieri. Sì. Li aspetti appena scendono dal camion. Sì, sono io. Tu non hai ancora finito Supero nella stanza? Ho finito, ma manca, credo... Manca il colore delle pareti e il pavimento. Che è giallo per entrambi? Aspetta che guardo il progetto. Perché giallo, giallo. Se fosse, tutto giallo. Pronto, sì, per... Tutto giallo. Come siamo messi a tempo? Un paio di minuti, buono. Ok, qua ho finito. Ma cos'è? Ah, ok. Ok, se ce la fai da solo io mi occupo di pulire. Credo di sì. Ok. Ah, ma io sto facendo una cavolata, sto svuotando il fusto lì della vernice direttamente nella spazzatura. Hai fatto anche la zona qua sotto, il lato corto qua? Sì. Ok, allora porta via. Cos'è quel bidone che c'è su? Per l'intonaco. Allora porta via la cartina tu. 93% però, eh. Non abbiamo finito un pavimento.
il pavimento qua. E neanche la parete arancione, ne manca ancora una. Che parete manca? Che pavimento, scusa? È stata un po' una merda, questa partita. Decisamente. Diamo, giusto così, in conclusione, uno sguardo anche al livello 5, così vediamo un attimino che cosa bisogna fare. Così in conclusione, tanto comunque andranno fatti tutti bene, perché come in tutti i giochi di questo tipo bisogna fare tot stelle per salire raggiungere. Di piano, sì. Attenzione, nuova istruzione. Quello che ho fatto io prima, l'intonaco per la parete, però anche okay. Che sta nel prendere questo. Allora, progetto e metterlo. Allora, cosa bisogna fare? Il corridoio. Allora, bisogna mettere il parquet qua, nella sala d'ingresso. Il pavimento rosso sotto. Cosa stai facendo? Ah, non credo di essermi intrappolato all'interno da solo. Perché finché non asciuga, posso solo fare il giro. Ah, ma deve asciugare! Boh. Adesso posso passare. No, ma voglio vedere... il progetto, allora, dato che siamo un po' a vernice arancione, devo recuperarla. È bagnato. Come bagnato? Si può? Non ancora. Ok, vernice arancione. Ok, fortunatamente non bisogna scrostare le pareti di questa... mappa qua. Ok, probabilmente si può ruotare la parete se giochi da solo, ma in due metteresti in difficoltà l'altro, credo, quindi probabilmente non si può per quello, anche perché i tasti non funzionano, quindi. Ecco, sta arrivando il parquet che... Brava. Vado io. Vada lei. Dove va questo? Il parquet all'entrata. Ah, ci penso io. Sì, ho capito, ma bisogna farlo in modo logico. Partendo magari non asfaltando l'entrata. Non pensavo che fosse il problema di asciugare. Mi perdoni. Sì, ho capito, dai, passa qua. Va, immagino vada su lì dove sei tu questa. Mi sono montato una porta. Cosa fa una porta lì? Ma perché l'abbiamo già finito? Ah no. Io non ho capito perché. No, abbiamo messo troppa roba tutta insieme. Dai! Posso partire da questa parte qui. Ma la sua stanza di qua l'ha già finita. Ah, la puoi lanciare, ok, la lanci così. Che è il tasto che sbagli tu. Ma non va, vero? Va scrostato tutto il pavimento? Sì, va scrostato tutto il pavimento e tutta la parete. Non ce la faremo mai. No, non credo. Niente, dobbiamo essere in quattro. Il gioco è in cooperativa, se non sbaglio, soltanto locale. Dai, dai, continua, io pulisco qui. No, non ce la facciamo.
la facciamo. Ma va. No, ma neanche per le balle. No, no. Niente, abbiamo perso tempo forse all'inizio a cincischiare un po' così, però va bene. Cosa fai? Tiri una poltrona adesso? Ah già, è vero, devi anche spostare i mobili. Figo! Il gioco è molto, molto, molto carino. E tra l'altro... è anche più difficile di quello che sembra. Tra l'altro, anche se non lo finisci, ti sblocca a livello successivo. Il problema è che adesso noi abbiamo 10 stelle e probabilmente non riusciamo a salire. No. Ah, qua cambia proprio tutto il... Non possiamo uscire perché non abbiamo abbastanza stelle per sbloccare il livello, credo. Sì, no. Possiamo uscire e qua già cambia l'ambientazione perché sarà... Cosa siamo nel bosco verticale? Do un'occhiata giusto velocemente così prima di salutarci. Sì, infatti qua inizia già a diventare un po' più... elaborato. Un po' più fantasioso, diciamo, perché poi c'è anche una piscina all'interno. Anche pezzi nostri che probabilmente... dobbiamo prendere direttamente da lì. Ma cos'è acqua qua? No, sembrava. Ah, ok. Fishing time, ok. Vabbè, davvero, molto interessante. Questo era Tools Up. Spero il video vi sia piaciuto, il gioco vi ispiri, insomma. E niente. Ci vediamo al prossimo gameplay. Video. Mi fai la frase? Ciao, ciao. Ciao.